mi chiudo in me stesso e sto da? Così dalla parte c'era il verde da, il giallo da e il rosso da. Va bene, allora se ci prendessi la voglia di stare assolto, devo imparare a credere Dio e dire Dio fammi essere umile, fammi riconoscere che senza gli altri non posso essere felice, fammi sempre stare in eterno. Dio esaudisce sempre i nostri buoni desideri. Come fa con queste cose? Non è stata con te. Ma avete capito come si fa questo gioco? Sì, avete capito come si fa? No! Non sapete che i giochi di magia sono esclusivamente una distrazione. Perché io che dicevo? Io dicevo, allora il verde vuole stare da solo e si dice se stai da solo, non parlavo, facevo il nome. Poi il giallo, io il giallo, voglio stare da solo, ci siamo, poi facevo il nodo, e lui il rosso, dobbiamo il rosso, non importava, e facevo i nodi, e mentre facevo i nodi, guardavo voi. Voi guardavate me e non guardavate quello che facevo con le mie mani, distrazione. Guardate che cosa è importante, che non è bello stare da soli. Se ci prendesse la voglia di stare da soli, dovrebbe essere Dio, fammi essere umile. Fammi riconoscere che senza gli altri non posso essere felice. Fammi sempre stare umile degli altri. E Dio esaudisce i nostri buoni desideri. Ma se noi chiediamo a Dio di essere unito con l'altro, Dio che è più grande dei nostri desideri, sapete che fa? Si trasforma in una cosa sola. Bene, la signora, sono contenta questa sera di presentarvi una carissima amica, e pensate che lei viene da un posto lontanissimo, brutto, si chiama Piombino, conoscete? No, non è brutto, è un posto vicino, ma lei è proprio di Piombino, ve la presento, la carissima amica Antonella Maga. Signore e signori, ecco a voi Maganna! Io sono venuta qua per raccontarvi una storia. Allora, la storia di tre uccellini. Questi tre uccellini erano dentro al loro nido, con la loro mamma. A un certo punto la mamma esce dal nido e gli dice: dovete andare a trovarvi qualcosa da mangiare. E gli uccellini cosa mangiano? I vermi, bravissimi. E allora esce il primo uccellino, cerca e trova un vermicello proprio piccolo e dice: io non lo divido mica con i miei due fratelli, me lo mangio tutto da solo, così che per un po' sto proprio bene. Poi esce dal nido il secondo uccellino, cerca e trova un vermicello un pochino più lungo e dice: io non lo divido mica con i miei due fratelli, me lo mangio tutto da solo, così che per oggi sto proprio bene. Poi arriva il terzo uccellino e lui era fortunatissimo e trova un vermicello lunghissimo e dice: io non lo divido mica con i miei due fratelli, me lo mangio tutto da solo, così che per tre giorni sto proprio bene. Poi tornano al nido, ritorna anche la mamma, e le mamme sanno sempre tutto, quando si facciamo qualche cosa che non va ci beccano subito. E allora incomincia a rimproverare l'uccellino che aveva mangiato il vermicello più corto, poi rimprovera l'uccellino che aveva mangiato il vermicello medio e rimprovera anche l'uccellino che aveva mangiato il vermicello più lungo. E gli dice che avrebbero dovuto dividere i vermicelli, così che loro avrebbero mangiato tutti e tre un vermicello medio, il secondo vermicello medio e il terzo vermicello medio. Invece loro sono stati un po' egoisti e hanno mangiato un vermicello lungo, un vermicello cortissimo e un vermicello lunghissimo. Via Maganna! Ma com'è? Avete capito? Bisogna condividere! Perché loro non avevano condiviso questa cosa qua, ma secondo me anche loro però, cioè bisognerebbe fare un gioco così che loro magari capiscono meglio, sì. No, guarda, perché lui voleva venire, guarda, vieni qua, vieni. Lo sai come si chiama lui? Sì. Sì. Mario. Mario, un applauso a Mario! Bravissimo Mario. Ascolta, allora, Mario, come ti chiami? Ok, Nazar, allora. Prendi, mi raccomando. Hai cambiato un po'. Ti chiamavi male un attimo fa. Vabbè, Nazar. Prendi un fazzoletto, Uno solo, Ti chiedo proprio uno solo, mi raccomando. Vai, casualmente. Non danni, Dai, uno qualunque, Hai preso? Vai, prendi un fazzoletto. Uno solo, Uno qualunque, non puoi scegliere, prima che ti capita, Come? Non c'è. Ah!
Sara, perché siamo uno spettacolo di magia. Devi dire la parola magica. Te la conosci la parola magica? Qualcuno di voi conosce la parola magica? Di? Abra patata, forte, allora, al mio tre, 1, 2, 3, abra patata, forte, dico, 1, 2, 3, abra, forte, bravissimo, uno solo, grande Nazar, vieni qua Nazar, mettiti un attimo al lato, vieni qua, sì, ma lui, vieni, quanti anni? Razvan, vai, Razvan, anche te uno solo, uno, quello che ti capita, Razvan, come? Razvan, la magica. Siamo dimenticati, pronto? 1, 2, 3, abra patata, forte. Prendi uno, vieni qua. Oh, vediamo se si trova un altro, ecco. Lui ha il vestito marrone. Ecco. Venga, il bambino più grande del mondo. Vabbè, lei si chiama, Andrea, un applauso al signor Andrea. Una parola magica, abra patata, forte. Ti metto qua, guarda. Allora partendo, no, basta, sono finiti. Partendo dal bambino più grande, Andrea, ti alzerai il fazzoletto e dici io sono Andrea e ho un bel fazzoletto e dici il colore del fazzoletto. Pronto? Vai. Ma ora Razvan ha un fazzoletto bello e rosso, ma gli manca quello giallo e quello verde. E così Nazar ha un fazzoletto giallo, ma gli manca quello rosso e quello verde. E Andrea ha un bellissimo fazzoletto verde, ma gli manca il giallo e il rosso. Ma e condividere? Che significa? Proviamo a mettere insieme. Perché condividere significa mettere insieme ciascuno quello che ha. E poi con un po' di magia, proviamo con la parola magica. Al mio tre diamogli la mano tutti. 1, 2, 3. Abra patata, vediamo se funziona, Andrea, vediamo se funziona. Un applauso al Mago Leo! Oh, mi prestate quella sedia, non ci vuole la testa, non ci visto. Ho trovato una sedia bellissima, sai perché Mago Leo? Sai perché Mago Leo trova questa sedia bellissima? Perché volevo fare un gioco con un signore. Vediamo un po', c'è un signore che vuole venire, che conosce le carte? Un signore però... No, se conosci qualcuno vuoi chiamare? No, vediamo un po', no, ho un signore. Signore? No. C'è le luci, non si vedono. Quello con la maglietta rossa là dietro, quello che si nasconde? Sì, quello si gira, sì, perfetto! Lei, no, quello dietro, venga, lei, sì, no, quello dietro, aspetti. Quello con i riccioli, quello che si gira dicendo sì, no, sì. Ma sono io, venga lei, un grande applauso! Questa è la classica tipica faccia da marciatore. Vorrei che tu parli la faccia da marciatore. Guarda, è lui. Perché quando lo chiamavo, volevo un signore, si è girato dietro, volevo la maglietta rossa, accomodi, so che sei stanco, c'è mia parecchio. Ora Magana vuoi farti un gioco, è il gioco importante, il gioco del pensiero, sai che pensare è importante, la gente non pensa più, ormai non si ragiona, invece pensare è importante, quindi te guarderai una carta, e dovrai vederla solo tu, io vi distrago, vuol dire vedete solamente lui, voi guardate me, che tra l'altro sono anche... Mi raccomando, non devi farla vedere a nessuno, allora facciamo così, devi alzare un pochino il mazzo, sì. Poi...